scelta di riportare quella che è stata l'esperienza della 13ª edizione del Campionato delle Lingue, che anche quest'anno ha portato a Urbino 120 tra insegnanti e studenti finalisti del campionato. Questa edizione è stata particolarmente vivace perché abbiamo avuto l'occasione di organizzare ovviamente la gara che, tra l'altro, mi piace sottolineare, è anche un momento di grande festa delle lingue, quindi è una cosa a cui tengo molto, ribadire il concetto che sì, siamo qui a fare una gara e a valorizzare quelli che sono i ragazzi più meritevoli, ma al contempo abbiamo anche piacere di parlare di lingue e culture altre, lingue e culture straniere, in un'ottica di condivisione. E dunque questo è il primo scopo. Il secondo scopo della manifestazione è quello di mettere in contatto il mondo della scuola con il mondo dell'università, università che quest'anno ha messo a disposizione delle scuole grandi strumenti, tanto che siamo stati in grado di ospitare colleghi che arrivano dalla Finlandia e dalla Grecia, persone, insegnanti e docenti che si occupano di centri linguistici, si occupano di formazione linguistica e che hanno messo a disposizione dei nostri ospiti la loro expertise. Arrivederci all'anno prossimo con la 14ª edizione del Campionato Nazionale delle Lingue in una città che ancora una volta si dimostra particolarmente ospitale e all'interno di un campus che sa esattamente come dimostrare le proprie competenze. Allora, l'esperienza del Campionato delle Lingue ad Urbino è stata quasi un'utopia per me, non mi aspettavo nulla di tutto ciò. Quando sono passata già solo alle semifinali è stato un sogno, Non pensavo di essere così tanto capace, però hanno creduto tutti quanti in me, professori, amici, oppure il preside della mia scuola, quindi sono stata davvero contenta. Oggi mi sono svegliata che non avevo nemmeno ansia. Poi, non lo so, mi sono sentita un influencer quando mi hanno dato la borsa e ho detto wow, quanti gadget. E poi quando mi hanno consegnato il foglio ho iniziato a preoccuparmi un attimo. Però ho letto la traccia e ho detto ok. E ho scritto un testo che era tutto me. È stata un'esperienza fantastica, anche conoscere persone. Mi aspettavo che non fossero magari così tanto simpatici gli altri ragazzi, insomma, fossero un po' più pronti a vincere. E invece si sono rivelati davvero simpaticissimi, bravissimi. Anzi, non so nemmeno i loro nomi, eppure parliamo come se fossimo amici da un sacco di tempo. Questo Campionato delle Lingue è davvero una bella festa delle lingue, perché appunto non mette soltanto insieme, no? Motiva i ragazzi, li spinge un po' a mettersi alla prova, però davvero non è l'aspetto competitivo quello che emerge, ma è l'aspetto dell'incontro, della festa, l'incontro tra colleghi, no? Di generazioni, varie parti d'Italia, e anche i ragazzi tra di loro che si scambiano esperienze. È una bella iniziativa, io ho partecipato anche alcuni anni fa e la trovo sempre tanto interessante e motivante per i ragazzi, e mi pare insomma davvero una cosa che merita di essere riproposta, per cui noi veniamo, ci partecipiamo con piacere.